I contatti col PD per ora sono solo a distanza, fanno sapere 5 Stelle. Entreremo nel merito della trattativa giovedì in commissione, spiegano i grillini, che intanto si portano avanti col lavoro. Riunione nel pomeriggio dei deputati e senatori che fanno parte della commissione affari costituzionali. La base di partenza, l'ultima proposta Dem è la loro. Doppio turno, premio di lista al 37% e sbarramento al 3%. Il Movimento 5 Stelle vuole scrivere la legge elettorale migliore per il Paese. Il Partito Democratico ha fatto 9 proposte. Prendiamo in considerazione l'ultima che ha scritto in ordine di tempo. Per questo partiamo dal Legalicum, che è la proposta del Movimento 5 Stelle, e dall'ultima scritta dal Partito Democratico, non dalle chiacchiere da bar. Un cambio di passo obbligato rispetto all'intransigenza iniziale per scrollarsi di dosso l'etichetta del partito del no e accreditarsi come forza moderata, dialogante. Così Grillo via blog condanna l'estremismo della Le Pen, anche se è duro nel giudizio per Macron. Altro governo delle banche, scrive, almeno salvaguardi il popolo. In questa direzione anche la nota di Manlio Di Stefano: io strumentalizzato condanno l'antisemitismo. A monte la lista di proscrizione dei giornalisti ebrei postata da un follower sulla sua pagina Facebook, lista non cancellata da Di Stefano, che ora rischia un ridimensionamento del suo ruolo all'interno del movimento. Sul fronte elettorale, Sinistra Italiana critica il tavolo PD 5 Stelle, il teatrino continua, dice, nessun accordo a due, rilancia MDP. Sulla stessa linea i centristi, che nel merito chiedono di non sacrificare la rappresentatività per la governabilità.